paura, tensione ed ancora problemi in Liguria dopo la seconda bomba d'acqua che nella notte tra venerdì e sabato ha colpito ancora una volta la Liguria. I danni, secondo una prima stima fatta dal governatore Ligure Burlando, saranno di circa 200 milioni di euro, ma potrebbero esserne anche di più. Intanto uno dei tanti angeli del fango che si sta adoperando per la città Ligure si è sentita male ed è stata ricoverata in ospedale dove si trova nel reparto di rianimazione. Una frana è caduta sui binari e ha interrotto una linea ferroviaria. A seguito delle forti piogge, l'acqua ha invaso la pista ciclabile e le zone golenali dove il torrente Endella è esondato tra Chiavari e Lavagna. I sottopassi sono transitabili, ma restano in tilt quella delle stazioni di Pignole e della Val Visagno. Intanto anche il presidente della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Vagnasco, è giunto nelle zone ed ha incontrato i cittadini. Da loro ha sentito parole di rabbia per quanto sta avvenendo e anche il Papa Francesco è rimasto in contatto con il presule per avere le ultime notizie.